Salve a tutti, io sono Loofdog e benvenuti a Minds Beneath Us. Girovagando per Steam, mi sono imbattuto in questo gioco che sembra essere davvero una piccola perla. Si tratta di un'avventura cyberpunk ambientata in una Taipei distopica del futuro e che tratta della tematica dell'intelligenza artificiale e del suo influsso sulla società. O almeno questo ho capito dalla sinossi, ma non vedo l'ora di capire meglio insieme a voi. Quindi, new game! Ecco, l'unico problema di questo titolo è che non dispone di una traduzione né di un doppiaggio in italiano, ma è qui che subentrerò io. Oh, calmo. Calmino, fratello. Si sfonda la porta! Movimento A e D e Shift per correre. Va bene. Ma guardateci, ma siamo in formissima! Infermiera, eh? L'ha mai visto un vecchietto così? Immagino che sia un vecchietto, sì, ha le rughe. L'ha mai visto un vecchietto così arzillo? Cosa ci faccio io in ospedale? Fatemi uscire. Vediamo, cosa fa questo? Spegni. Ah, ok, no, riaccendilo. In realtà vorrei osservarlo. Si può? Sì. Data? Non si sa molto bene. E il report dell'incidente? Ok, abbiamo avuto un incidente. Ivan Zhang, credo, non sono molto ferrato in cinese, scusatemi, ma credo che ZH si pronunci come una J, quindi Ivan Zhang. Wanpei, sintomi PCSISS2, trattamento ECC. Albert Tsai, ok. Ah, noi abbiamo 54 anni, sto Albert 21, e Alex Tsai 16, i cui sintomi includono la morte. È effettivamente un sintomo che è difficile da non scoprire, ecco. Si vede subito. Quindi, ti hanno risposto? Ah, non credo. Cosa? Proprio gnorri. Cosa? Ah? Ma non stavi cercando di far arrivare qualcuno? Siamo svegli da un po' e nessuno è venuto a cercarci. La porta è chiusa, quindi non possiamo neanche uscire. Perché siamo chiusi dentro? Ma non capisco, dove ci troviamo? Ah, non lo so, qualche ospedale a North Bay. Mi sono svegliato qui dopo l'incidente che abbiamo avuto. Non ho idea di cosa sia successo e mi fa male dappertutto. Ma quando mi sono svegliato, tu eri già qui da un po' di tempo, boss. Boss? Chi? Io? E chi altri? Il boss della... Wow, ok, siamo importanti, guardate. Il boss della più grande gang di contrabbandieri in città, Ivan Zhang. Ah, il ragazzino sa come parlare. Sei proprio un chiacchierone. Cioè, in realtà... Ma certo, col pollice alzato. In realtà è più tipo sei un adulatore. È un'abilità importante da avere quando si parla con te. Quando si lavora con te. Quindi, che facciamo? Pensi che ci abbiano arrestati? Oh, la sua voce si sta facendo più tesa. Non è così bravo a nascondere il suo nervosismo. Arrestati, ma siamo in un ospedale. Amico, non so se a Taipei funzioni diversamente. Qui ti possono accompagnare all'ospedale dal carcere, o comunque magari se sei ferito ti portano prima in ospedale e poi in carcere. Non è che non si sia mai sentito. Magari ci sono gli equivalenti dei carabinieri seduti fuori. Perché sei così ansioso? Ansioso? Chi io? Va bene, giusto un po'. Sono ancora confuso e non capisco cosa stia accadendo. Tutto quello che so è che mi sono svegliato qui e sono ridotto male. Merda, non riesco a muovere le gambe. Sta cominciando ad andare in panico. Calmati e riprendiamo in mano la situazione. È tutto. Puntini di sospensione molto passivo-aggressivo, no? Calmati. Ah, certo. Scusami, so prendermi cura di me stesso, va tutto bene. È solo che voglio arrivare al fondo di questa storia il prima possibile. Quindi, cosa pensi? Credi che ci abbiano arrestati? Magari. Ancora non capisco perché dovresti pensarlo. Perché i poliziotti erano letteralmente alle nostre calcagne? Che c'è? Mi sembri un po' fuori di te. Per via della botta. Hai una commozione? Stai dicendo che ho dei problemi al cervello? Tu hai la commozione. Proprio come i bambini, sì dai. Tu hai la commozione.
Ah beh, non lo negherò di certo. Mi sento un po' confuso da quel momento e Dio solo sa quando si fermerà. Non riesco a ricordare cosa è successo nel frattempo. E quanto riesci a ricordare esattamente? Anche la mia memoria è piuttosto offuscata. No, quanto riesci a ricordare tu? Un po', ma è tutto confuso. E tu? Perché non mi dici cosa sai? Mi servono altri indizi per poter mettere tutto insieme. Indizi? Ah beh, Sherlock Holmes, fammi pensare. Ci siamo incontrati con Ah Cheng al molo alle 4 di mattina. Ha detto che aveva un pacco per noi che avrebbe dovuto contrabbandare dai Sunrise Lab. Che cosa c'era nel pacco? Chi è Ah Cheng? Dai, cosa c'era nel pacco? Era una specie di arma liquida, è tutto quello che ci ha rivelato. Se volevamo comprarla, dovevamo incontrarlo faccia a faccia. Ma dovrei chiedertelo io questo. Sei tu quello che ha verificato i contenuti. Io ero solo responsabile del trasporto. Non ci hai mai detto nulla al riguardo. Io non credo che ci fregherebbero, comunque. Dopotutto, mio fratello Alex è quello che ci ha fatti conoscere. A proposito di tuo fratello Alex, hai letto là dietro? No, perché magari potrebbe essere una piacevole sorpresa. Altrimenti questo scambio non sarebbe mai avvenuto. Cosa ne pensi? Quindi alla fine è stata una transazione di successo. Ah Cheng ci ha dato i beni e noi gli abbiamo dato i soldi. Ho fatto tutte le preparazioni necessarie per assicurare il pacchetto e ce ne siamo andati. Ma un paio di minuti dopo ci siamo fermati e le cose cominciavano ad andare fuori mano. I poliziotti hanno cominciato a spararci. Non c'erano sirene, non c'erano blocchi stradali, neanche un fottuto avvertimento. Io gli ho sparato contro, ma il mio braccio destro è stato colpito. Alex ha provato a intercettare le loro comunicazioni, ma non c'era nulla sulle loro comunicazioni, era solo rumore. E a quel punto tu... io... Merda, è lì che i miei ricordi si fermano. Ah, io ho seminato i poliziotti facendogli pensare che siamo andati sull'autostrada. Sì, sono riuscito a seminarli. Sì, sì. Ah, è stato davvero grande. Gli hai fatto inseguire la macchina sbagliata. E a quel punto eravamo di nuovo al sicuro. Non eravamo seguiti da nessuno e le nostre ferite non erano serie. Non abbiamo mai controllato la macchina, quindi non so come. Ma proprio allora abbiamo improvvisamente perso controllo del motore e del volante. E poi, bang, abbiamo colpito una colonna. E dopodiché ci siamo svegliati qui. Un bel giovanotto e un vecchiardo che non hanno nulla da fare se non guardarsi a vicenda. Questo ragazzo sta davvero cominciando a darmi sui nervi. Ehi, hai davvero fegato per parlare così? È solo perché... mi fido abbastanza che tu sia l'uomo migliore. Ah, certo. Quindi perché io sono moralmente più... istruito e più composto. Ecco, di te mi devo prendere questi insulti. Attento, ragazzi, perché te posso far volare giù dalla finestra, eh? Non ti preoccupare proprio. 54enne è buono, ce la faccio, fidati. Di sicuro non ti arrabbieresti per un piccolo commento, vero? Sbagliato. Ecco, esatto. È corretto oppure? Sì, sì, continua. Continua a parlare così e lo scoprirai. Come disse Lino Banfi, continua. No, accetta le mie scuse. È stato sbagliato da parte mia parlare così. Come la che dovrei fare del mio meglio per non elevarmi sopra il mio grado. Ah, il ragazzo ha spirito. Beh, questo è tutto ciò che ricordo. Aspetta, cos'è successo a tuo fratello anche se l'ho appena letto? Ah? Non mi hai appena detto che era in un altro settore?
Guarda, credo che lo dica su quello schermo. No, a meno che non sia il settore dell'altro mondo, allora sì, se c'è un settore del genere, hai ragione. Io non riesco a vederci fin lì, quindi... Ah, ma tu me l'hai detto. Ed è per questo che ho pensato che ci abbiano arrestati tutti e tre. Stavano solo aspettando che ci riprendessimo per interrogarci. Il database dell'ospedale è collegato a quello del governo, quindi probabilmente conoscono le nostre identità, anche se non sono stati notificati. Potrebbero non aver visto i nostri ID? I poliziotti potrebbero non sapere chi stanno inseguendo, sì, piuttosto. È possibile. Non abbiamo mai mostrato le nostre facce, perché non abbiamo le facce. Quindi potevano solo scoprire da dove provenisse l'auto. Se ci hanno portato qui solo come persone normali coinvolte in un incidente d'auto, è sicuramente possibile che non ci abbiano arrestati. Ok. Potrei essere stato troppo pessimista. Ma è meglio essere sicuri, no? È molto più attento del solito. Sta ancora pensando a qualcosa. Abbiamo ancora una cosa importante da fare, indipendentemente dall'arresto. Dall'eventuale arresto. Dobbiamo lasciare questo dannato settore. Siamo svegli da mezz'ora adesso e nessun dottore o infermiere è venuto a controllarci. Io non so cosa significhi, ma non penso che dovremmo stare seduti e aspettare. È nervoso, ma non riesce neanche a rendersene conto. Capisco, non è preoccupato per se stesso, è preoccupato per suo fratello. Vogliamo dirglielo? Sei preoccupato per Alex? Andrà tutto bene, Albert. Ma vabbè, dai. È un po'. Voglio vederlo, assicurarmi che stia bene. Nessuno ha risposto dopo che hai bussato alla porta, quindi non credo che ci sia nessuno lì fuori al momento. Probabilmente è una cosa buona. Almeno non ci assaliranno e interrogheranno nel momento in cui si apriranno le porte. Quindi, che dovremmo fare ora? Dovremmo cominciare con la serratura. Cominciamo ad aprire la serratura. Oppure dovremmo aspettare e vedere... No. Muoviamoci. Oh, hai ragione. Bella pensata. Ah, certo che era una bella pensata. Le serrature degli ospedali non dovrebbero essere troppo difficili da aprire. Dovrebbe essere molto semplice. Perfetto. Anche senza... Vabbè... Di solito, cioè, dovrebbero essere... perché se sono con la chiave ti servirebbe un grimaldello. Vabbè che dovrebbero essere porte abbastanza sottili da poterle sfondare con un calcio. Però ovviamente non vuoi far rumore, quindi... Ma di nuovo, se io andassi a leggere qui, non glielo posso dire? Cioè, guarda... Dead, ok? È anche annerito. No, non ci posso più parlare. Ah, però... Salve, benvenuti al sistema di management. Ah? Ma cosa stai facendo? Oh, questo è intelligente. Così dovresti riuscire ad aprire la porta. Però... La prego di inserire la password. Per assistenza, chieda allo staff. Ah, è certo che ci serve una password. Questo può controllare tutte le cose in questa stanza, inclusa la porta. Sarebbe davvero bello se potessimo accedere. Ma io non conosco la password. Proviamo prima a rompere la serratura. Oppure possiamo andare a... Oh! Attenzione! Ah! Alcol isopropile. Modello bottiglia con la pompetta. Descrizione... alcol disinfettante del brand Vision. Una vista comune negli ospedali del nord. Altre cose? Vabbè, lui? Anzi, aspettate. Ah, questa è una descrizione, ok? Quindi il puntatore ci fa da tasto ispezione, ok? Descrizione, uomo tra i 20 e i 30. L'abbiamo letto prima, era 24 o 21, tipo, no? Vabbè. Status, modificazioni completate, organi rimpiazzati. Ah, questo è stato fatto adesso o prima?
Boh, sarà da capire. Descrizione, test, soggetto del test sotto la sezione 12. Injector installed, installato un iniettore. Iniettore abilitato dal numero seriale. Strano. Questo cos'è? Siringa. Modello non accessibile, numero E04, un tubo riempito di un liquido blu sconosciuto. E quella rossa, esattamente la stessa cosa, bene. Questo? Medical box. Blocca le radiazioni, ok. All'interno ci sono delle medicazioni antiradiazione. Non è per i settori regolari dell'ospedale, eh? Eccolo qua, porta automatica. Alla faccia. Lega di grado militare. Bene. Indistruttibile. E questa è proprio la descrizione. Si apre solo da fuori. Amico, Cosa? Di grado militare? Ma perché un ospedale dovrebbe usare qualcosa del genere? Non riuscirò certo a romperlo. Magari mi servirebbe un trapano. Sì. Aspettiamo, vediamo se Albert se ne è portato uno nel di dietro. Albert, hai un trapano? Rompere la serratura non è un'opzione. No, la serratura non va bene, dobbiamo pensare a qualcos'altro. Perché? La stessa pensata, esatto. Magari tu hai un trapano nei pantaloni? No. Ok, allora non si può aprire. Che cosa intendi? Non è mica una serratura militare. Perché ti servirebbe una... è di grado militare, non è vero? Cazzo. Ma mi stai prendendo per il culo? Perché dovrebbero mettere una cosa del genere in un ospedale? È lì che finiscono i fondi per l'ospedale. Certo che ci sono così tanti eventi per la beneficenza, allora. Davvero non capisco. Ok. Almeno sappiamo che non funzionerà. Dobbiamo solo indovinare la password. Vedi quella macchina lì? Sarebbe bello se riuscissimo ad avere le informazioni di login. Detto ciò... non credo che ci arriveremo solo tentando. Pure, che bello. Ci dà solo alcuni tentativi. Quando falliremo troppo, avremmo terminato le opzioni. Però forse potrebbe arrivare qualcuno per disinceppare il tutto, no? Potresti provare a vedere se ci sono dei post-it o delle cose simili. Ho passato un sacco di tempo in vecchi ospedali come questo quando mi prendevo cura di Alex. Prendersi cura di Alex? Questo non lo sapevo. Parla raramente della sua famiglia. Cosa intendi con prendersi cura di Alex? Che letteralmente mi prendevo cura di lui. È fragile e malato da quando era piccolo, quindi ha passato molto tempo all'ospedale. Io ero la sua unica famiglia, quindi mi sono dovuto occupare di lui. Albert, io... Le infermiere lì ci scrivevano sempre le password dei controlli da qualche parte, in caso se ne fossero dimenticate. Vale la pena provare, altrimenti staremo rinchiusi qui per sempre. Ok, post-it, post-it... Dov'è che sei? Dove ti nascondi? Eccoli. Sticky note. C'è qualcosa scarabocchiato sopra. Non dimenticare la password. Qui c'è un suggerimento. Numero seriale. Dell'impianto di rigetto dei medicinali. Numero seriale. È l'unico che abbiamo visto, il suo, no? Ho trovato qualcosa. Avevi ragione. Oh, hanno lasciato qualcosa. Non volevo sperarci, ma questa è una buona notizia. Possiamo aprire la porta ora? A meno che tu non abbia una laurea in medicina, perché io non lo so. Come dovrebbe qualcuno poter conoscere questo numero di serie? Magari se avessi un diploma medico.
Cosa? Tu credi che non ce l'abbia? Ma mi fa ridere, Albert più che altro dice: allora, prima il trapano, adesso il diploma, cos'altro devo produrre dall'aria, eh? Quindi ce l'hai? Ma certo che no! Ma come fai a essere così credulone? Allora, guarda che ho già detto che ti metterò le mani addosso. Sì, colpa mia. Questo stupido ragazzo sicuramente non può essere andato al college. Ma perché dovremmo aver bisogno di una laurea per riuscire a trovare una password? Dirglielo non cambierà nulla. Ma lo faremo lo stesso. Mi serve sapere il numero di serie di una medicina che aiuta nel rigetto di un impianto. Perché? Oh, ho capito, era quello l'indizio, vero? E se questo è il caso? Cazzo, e adesso come facciamo? Ah, credo che Alex potrebbe aver preso qualcosa del genere. Non conosco il numero di serie, però. C'è un paio di bottiglie qui che sembrano simili a quelle che aveva lui. Potresti guardare. A parte questo, non ho nulla. Sì, ma lascia stare questo, io posso... Ecco... Bla bla bla. No, non me lo dice. E allora sì, osserviamo le bottiglie. Rilassa i muscoli e abbassa la pressione sanguigna. No. Ok. Mach 3, o anche conosciuta come Lucid Dream. Crea confusione nei pazienti che usano dei dispositivi SR, rendendoli incapaci di distinguere la simulazione dalla realtà. Interessante, ma non è lei. No, aumenta la sensibilità dei 5 sensi. Gli effetti collaterali includono confusione, che bello. Aiuta con la tosse, la congestione e infezioni nasali, oppure... Riduce il rigetto degli impianti. Perfetto, lenisce il dolore. Potente, ma efficace solo per brevi periodi di tempo. Y5 e YC. Apri, bro. Sì, sì. Non puoi aprire, devo parlarci prima? Va bene. No. Devo andare lì? No. Aspettate, forse devo premere E? Sì, ok, scusate. Devo ancora abituarmi ai controlli. Salve, benvenuti al sistema di management. Per favore inserire la password. Per assistenza chiedere allo staff. Immettere la password. Me la sono già dimenticata in realtà. Y5, YC. Y 5 Y e C, meno male. Verifico. Accesso approvato. Oh, non ci credo. Sei un genio. Adesso possiamo uscire. Selezionare una funzione. Anche archivio medico. Cosa? Wow! Wow! Oh cacchio! Eravamo dei soggetti di test. MBU, fermati! Chi sei? MBU? Chi sei? Di cosa stai parlando? Controlla la tua memoria interna per il briefing di missione. Io sono il supervisore di questa missione. Porta il tuo corpo qui. Ok, non è per niente spaventosa questa cosa. Ti sei allontanato dal tuo compito. Non abbiamo ancora ricevuto le informazioni che ci servono. Che stai facendo? Quest'uomo, questo luogo. Dove sono? Chi sei tu? Compito? Theta 3. Qual è il tuo problema? È abbastanza chiaro che questa MBU stia dimostrando dei problemi di memoria. Qual è la sua classifica? È un silencer TA7 d'assalto. Mi servono risposte. Tutto quello che posso dirti per ora è che questo tende ad accadere a tutti i tipi d'assalto dell'MBU. E la ragione? I loro pod sono i primi ad aver subito un downgrade perché erano gli unici che avevano un design per attività a corto termine.
La loro intelligenza e memoria è stata bloccata a un certo livello, così che noi... Quindi quello che stai dicendo è che la sezione 13 ci ha dato un prodotto difettoso. Non è che potessimo scegliere da molto. Questo era uno dei pochi che funzionavano ancora. Da quando i gufi ci hanno trovati. Quindi, ora, questa MBU non capisce nulla. Può eseguire semplice locomozione e comunicazione verbale. Altrimenti hai ragione, non può fare molto. Ho sentito abbastanza. Se non sei soddisfatto, io posso... Ho detto che è abbastanza. Capito. Un'altra cosa. Ho notato apparecchiature sperimentali che mi servono dentro la stanza della simulazione. Perché lo hai fatto? Dove? Quegli iniettori nel mobiletto. La tua gente li ha lasciati lì, vero? Sì. E la ragione sarebbe? Quelli sono stati lasciati indietro da un'operazione precedente. Hai lasciato oggetti nella stanza della simulazione? Posso provvedere adesso, se... Non ce n'è bisogno. Sei congedata. Capito. Adesso che sei a conoscenza dei tuoi difetti, MBU, arriverò dritto al punto. Abbiamo piazzato Ivan Zhang e Alexei nella tua stanza di simulazione. Sono stati qui per gli ultimi giorni. Nel processo sono stati modificati più volte, incluse le procedure che ci hanno permesso di prendere il controllo di Ivan Zhang. Controllo? Modificato? Mi interessano tutte e due, mannaggia, ma controllo? È quello che stai facendo adesso. Comunque, quanto MBU, non puoi semplicemente controllare chiunque. Sei anche incapace di selezionare il tuo obiettivo per il controllo. Le MBU possono solo controllare le persone che sono state modificate. Decidiamo noi chi controllerai. Sei solo una mente senza un corpo. Questo è qualcosa che devi capire. Io? Ma io riesco a vedere i suoi pensieri. Quelli sono solo degli echi della sua mente subconscia. Non ci prestare attenzione. Fintanto che sei in controllo, non ti darà alcun fastidio. Il tuo compito è controllare quest'uomo e usarlo per ottenere le informazioni che ci servono. Dalla tua conversazione ho già confermato che erano una volta in possesso di uno dei nostri asset più importanti. Adesso devo conoscere le coordinate del suo nascondiglio. Porterò Albert indietro e tu mi darai le coordinate. Capisci? Sì, capisco. Quindi sostanzialmente è una cosa metanarrativa. Il giocatore è una specie di intelligenza artificiale, quindi la mente, che è stata impiantata in un corpo umano per fare un'operazione molto scaltra di recupero informazioni che è ai limiti della moralità, ma sorvoliamo. Sì, capisco. Molto bene. Questo lo prendo io. Ti mostro i dati di Albert Tsai. Come puoi vedere, l'80% dei suoi organi hanno sofferto un fallimento dopo l'incidente. È vivo puramente grazie alla tecnologia rigenerativa del settore 13. In breve, ci è voluto un sacco di impegno per tenerlo vivo. Non lascerò che questo impegno sia gettato alle ortiche. Ho due opzioni da scegliere. Uno, ti lascio fare il tuo lavoro e ottengo le informazioni che mi servono. Albert Tsai vive. Ritorna alla società assieme a Ivan Zhang, dove potrebbero tornare a essere nuove pedine di tanto in tanto. 2. Io smantello la mente di Albert e prendo le informazioni che mi servono. Questo significa che morirà e io perderei una potenziale pedina. Ho ancora delle aspettative da te, anche se sei difettoso. Ascolta, dammi solo le coordinate, non mi interessa come lo fai.
Io ti osserverò. Se qualcosa va storto, io terminerò questo incarico. Cosa conta come andare storto? Esatto. Se l'obiettivo ci lascia, oppure le sue emozioni diventano troppo forti. Posso anche perdere la pazienza. Quando sei pronto, siediti qui e io sveglierò Albert. Inizio. Ok. Interessantissima sta cosa. È tutto un sotterfugio per ottenere le sue info. Ok, come mi siedo? Amico? Premi tab per leggere le menti? Ok, prendi le informazioni chiave, siediti e cerca di scoprire dov'è l'obiettivo. Certo, e va bene. Ecco qua, comincia la sessione. In realtà, per quanto vorrei farlo davvero, credo che il primo episodio possa terminare qui. Davvero molto intrigante questo gioco e non vedo l'ora di proseguire assieme a voi. Quindi, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Da Loofdog è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!